Al termine di un'operazione del commissariato di polizia di Città di Castello, iniziata lo scorso settembre e terminata proprio nelle scorse ore, è stato arrestato un giovane di Fernate di 22 anni. Nell'operazione, all'interno della sua abitazione, un bilancino di precisione e addirittura una serra autocostruita. Il dirigente del commissariato di polizia di Città di Castello, Marco Tangorra, spiega tutti i dettagli. È un'attività di indagine che ci ha dato parecchia soddisfazione, non soltanto per il risultato finale, ma soprattutto per la qualità della sostanza stupefacente che è stata recuperata nel corso dell'operazione, che ripeto si è protratta per all'incirca 4 mesi, ma che ci ha dato spunti ed elementi investigativi per risalire ad un'attività di spaccio addirittura di 2 anni fa. È un'attività, ripeto, che ci ha dato soddisfazione in quanto la qualità della sostanza recuperata, in questo caso hashish, è stata definita particolarmente pregiata dagli stessi biologi che l'hanno analizzata e che l'hanno proprio individuata come essere un'enoteca, proprio a sottolineare l'enorme principio attivo, il forte principio attivo, l'elevato principio attivo che c'era all'interno della sostanza e la qualità globale della sostanza stessa. Il più vecchio degli arrestati ha praticamente 22 anni, mentre la più giovane ne ha 19. Avevano instaurato una piccola collaborazione, diciamo, tra di loro per questa attività di spaccio che noi riteniamo essere, diciamo così, aver avuto il monopolio per quanto riguarda proprio il centro della città, di Città di Castello, e purtroppo abbiamo riscontrato in quelle che sono state le nostre attività info-investigative che l'età degli assuntori è notevolmente calata rispetto al passato. Abbiamo potuto appurare che il range degli assuntori va dai 15-16 fino ai 25-26 anni.